Prova. 1, 2, 3, prova. Uno, due, tre, prova. Ho l'impressione che non si vede e si sente niente. Ho questo sentore. Ti vedo, dice l'inquisito triestino. Mi vedi? Ma mi vedi? Eccolo qua, aspetta che qua adesso mi parlo. Zitto, Paolo virtuale, non mi interrompere. Ci si vede, ci si sente, ma nel pre-live invece si è interrotto. Mi si è apparso ora all'improvviso, si è interrotto, ma a me diceva che ero in streaming. Sono partito, ho fatto, ciao a tutti, benvenuti, fischi, botti, Godzilla, Emotra, Mechagodzilla, Ghidorah, tutti sono venuti a salutare, ma ve li siete persi. Ma a me OBS diceva che era online in questa. Per il mio sistema era online e funzionava tutto. Difatti ho visto questa cosa che hai scritto tu e sono andato a vedere se ero online o no, non ero online e ho visto che il pre-live dopo 4 minuti è caduto, però a me non l'ha rilevato che non era più collegato, capito? E quindi non potevo. Cioè, meno male che Enigmista mi ha scritto: si è rotto tutto, che mi è venuto il dubbio, perché se no non avrei minimamente saputo di questa cosa. Eh no, ma non, per me era tutto funzionante. Io ero tranquillo col pre-live, ho fatto le mie robe, mi stavo rilassando, ho preso l'acqua fresca, quelle robe lì, capito? C'ho tutta il ramen semitrasparente oggi, non si sa perché oggi ho deciso che è semitrasparente. In questa maglia che io vi assicuro essere rossa, nella telecamera la vedo arancione. Non so per quale motivo nella vita. Vabbè. Misteri. Misteri. Vabbè, voi tutto bene invece. Fatemi l'enigmista, se vedi che la live si interrompe all'improvviso e non ho salutato, scrivimi delle cose perché così me ne accorgo. Se no, mi fotto. Essenzialmente si può dire questa cosa, questa parola. Allora, come state? Tutto bene? Passate una bella giornata. Un leggero mal di testa, è piena di pastiglie. No, è stata un'apparizione. Spero di non averti spaventata, Caron. Comunque, buongiorno a Mauro Twitch, buongiorno a Linguisti Triestino, buongiorno a Caron, buongiorno a tutti gli altri che sono in chat e lurcano, buongiorno a tutti quelli che arrivano poi dopo. Fate finta vi abbia salutati tutti all'inizio. Intanto io faccio quello che lancia Isaac. Gli sponsor li ho tolti perché stasera non ci abbiamo sponsor. Accaldate, come penso più o meno tutti. Mamma mia, oggi è stato tremendo. Difatti, ammetto che ho attivato le armi pesanti col ventilatore proprio. E ho qui anche il simpatico ventilatore giapponese. Ho dovuto venire a patti col fatto che per un po' ancora non andrò in Giappone perché adesso hanno riaperto le frontiere ai turisti, ma solo se vanno in giro con la guida. E io quando vado nei posti non voglio nessuno, la guida se la possono mettere tra i chiappetti. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Non col mio salvataggio magari, ma col nostro salvataggio. A parte che dovremmo fare 1000 Mother, perché ne abbiamo fatta una di Mother con Isaac, giusto per farvi vedere com'era. Io oggi vorrei andare a fare qualcosa di nuovo, quindi o Magdalene o Blue Baby o Eve. O Lost, no, Lost non ci penso nemmeno. O Jacob Magdalene. Ma se vai in giro con Gloria Guida va bene, se è certificata dal governo giapponese, direi a occhio. Allora, ma Tainted Magdalene è sì, molto simpatica perché lei ha dei cuori, ma li perde a tempo fino a che non resta con due cuori. Speed down, Takuma Mal. E
E quindi continua a avere questa emorragia costante di cuori. Che è molto fastidiosa. Come potrete vedere. Vabbè, si vede niente, dai. Curse of Darkness subito. Col personaggio nuovo. Sei proprio un po' stronzo. Si può dire. Metti qua che magari c'è una secret. Sto gioco programmato lì. Ma dai, non ci arrivo. Ma non ci arrivo. Che fastidio. Avevo già un cuore e mezzo, ve lo dico. E questo si ripercuote. Con tutte le cose. Cioè, mica solo Shot Speed Down. Non è la run giusta, posso dirlo. Abbiamo già capito che non è la run giusta. Anche durante le battaglie dei boss tu perdi cuori a profusione così. E anche un po' a casaccio così. Beh, Taurus non è malaccio perché effettivamente lei ha un attacco corpo a corpo quando va contro le cose. Allora, andiamo. Tanto due cuori li perdiamo. Quindi a questo punto andiamo a fare anche la cursed. Che ci frega a noi. Tanto è una run delle balle, chiaramente. Vediamo se mi dà una roba decente. Per quelle 99 chi, le skeleton chi, ammetto che un po' le vorrei. Flip. Che cos'è che fa flip? Che non mi ricordo neanche più. Flip. Cosa cacchio flippo? Mistero della fede. Provo un po' di vita per il borino. Poi lo ammetto di avere una tolleranza per il caldo bassissima. Ah, il borino di enigmista, capisco. Posso resettare questa rana orribile. C'era addirittura Bertrand nel negozio e non ho i soldi per prenderlo perché non ho le bombe per farlo. Va bene. Ah, il secondo oggetto fantasma di tipi di stagli. Ok, perfetto, perfetto. Io anch'io tolleranza abbastanza bassa, mi vesto solo per le conference call. Qualunque indumento viene indossato esclusivamente a valle del fatto che io devo incontrare qualcuno virtualmente. Ma abbiamo di nuovo un'altra course. Che noia. Vabbè, mi devo giocare con due, ve lo dico, si gioca con due cuori, sta con Magdalene. Vabbè, lì ci abbiamo un oggetto da flippare, perché quello davanti non serve a un cazzo. Cioè, oddio, con Magdalene potrebbe quasi avere un senso quello lì davanti, ma è meglio tenerci il flip, sinceramente. Allora, facciamo così e andiamo nella corsa qua. Poi andiamo avanti e esploriamo.
Ecco, mi sono già perso. Ovviamente in tutto questo, questo genera un grosso fastidio che è Magdalen, se ti perdi, le van via tutti i cuori. Ah, no, devo andare di qua. Ammetto che è un personaggio che detesto abbastanza, Magdalen. Ve lo dico prima, capiamoci prima. Lo trovo veramente insopportabile, la Tainted Magdalen. Io di condizionatore, almeno per allenamento, per dormire. Anche perché già soffro normalmente di insonnia con l'aggiunta del caldo alla fine del mio riposo. Poi magari un personaggio, ma a prima vista mi dà l'idea di un personaggio che funziona meglio in fase creativa che nella pratica. E bravo enigmista, quello, proprio quello. Hai, secondo me, hai detto una cosa. Ho sbagliato. E adesso se Filippo, no, se Filippo c'è ancora. Perfetto. Però se esco, invece va via. Perfetto. Quindi in teoria posso prendere il primo, flipparlo e prendere anche il secondo. Va bene. Buono a sapersi. Ecco, proprio quello che volevo fare con gli spari randomici, proprio lui, vero? Vado sul sangue. Bravo, muoia così. Ognuno spara come gli pare a lui. Lasciatemi stare, non toglietemi le cariche delle cose. Allora, beh, questo sicuramente non abbiamo alternative. Col mantellino da supereroe. No, io ammetto che non ho il condizionatore. Accetto il mio sudare come parte dell'esperienza umana. Speed down, bene. Shot speed up. Vabbè. Non ho da, signori, non ho da grandi danni. Io ve lo dico che non ho grandi danni. Vabbè, per fortuna. Satana. Sempre meglio l'angelo di Satana, porca miseria, recentemente. Con questi personaggi qua è sempre meglio l'angelo. È sempre meglio l'angelo. Vabbè, oggi ho mandato la richiesta per la front page in luglio, eh. Vediamo se per il mio compleanno mi danno la front page. Va giù questo piano. Basta curse però, basta. Cos'è che un girone? Io, oltre che sudare, prudo pure. Uy, che cosa brutta. Domanda, farei delle pause nel live quest'estate o si procede fino a settembre? Non lo so, enigmista. Può darsi che ad agosto qualcosa di pausa faccio, però non è detto.
Non vado da nessuna parte, quindi magari prendo io un po' di tempo per riposarmi, che è un altro discorso. Magari ad agosto salterei live di sabato, così invento, ma non lo so ancora. Non ho ancora preso delle decisioni definitive su questo argomento. Posso, gioco, posso avere anche del danno, cortesemente, perché bella la vita, ma... Ad un certo punto mi farebbe comodo il danno. Allora, vabbè. Abbiamo The Cap Attack, due attivi di nuovo. Sto per resettare questa RAM, io ve lo dico. Siamo quasi ad uno di quei rari momenti in cui io resetto una RAM. Fai così, va a gul, vai, vai, apri tutto. Poi 0,58 di speed per andare a raccogliere i cuori che mi droppa non è proprio il massimo, si può dire. Cioè, o mi droppano di fianco alla faccia oppure non li raccoglierò mai. Come mai me lo chiedevi, enigmista, perché vuoi sapere se puoi fare delle ferie? Grazie, arrivederla. Giusto per curiosità, sai se gli scienziati poi hanno scoperto il participio passato di prudere? No, è difettivo, proprio non esiste. Quelle ferie, insolente, non era una mera curiosità. Tanto fino a fine agosto, quando inizia la mostra di Venezia, non mi muovo da Trieste. Ok. Ma vieni al coso del cinema di Torino, animista, così ti offro una birra. Anche qua ci sono gli oggetti sotto, questo mi darebbe jumper cable e l'altro affare, ma tanto non posso permettermelo, quindi, e l'altro mi darebbe il coso, però non posso prendere perché tanto ho sempre attivi, ho tutti attivi, solo attivi ci sono in questa partita di merda. Bella questa partita, bellissima. Ah, mancavi solo tu per renderla ancora più bella, caro. Un HP up, proprio quello che mi serviva.
Vai giù. Un aprile di mercoledì. Buonasera Vashwix. Il festival di Torino ha tanta carne e tanta Venezia dentro, però tipo in ottobre vorrei passare per Torino perché devo incontrare un'altra persona, quindi in caso ci mettiamo d'accordo, va bene. L'altra persona è ovviamente Gwenfar, suppongo. E se ricordi clandestini con Gwen, perché clandestini? Contra Gwen quanto vuoi, incontratevi. Niente, io spero sempre in qualcosa di bello, ma la realtà mi sembra che non sia concorde con le mie aspettative. Vediamo qua cosa c'è. Allora, tu sicuramente sì. Voglio il generatore di pillole, non me ne faccio un cazzo del generatore di pillole, si può dire. Via. E come questo oggetto attivo che abbiamo preso è come il D6. Sulla carta è forte, non mi dà mai un cazzo. Ho capito che il problema è che sulla carta è chiaramente un oggetto molto forte, ma nella pratica molto meno. Allora, facciamo il boss. Grazie di essere uscito dal suo antro, è stato molto cortese. Allora, ma sì, incrementami delle stat a caso, dammi del danno, grazie gioco. Ah, lo prendiamo. E questo lo prendiamo. E adesso andiamo a cercare il tesoro. Cosa che ci farà perdere cuori su cuori. Sappiatelo. Abbiamo sempre 0,68 di speed, una merda. Teniamolo per il ritorno questo. Ma ste lacrime random che girano ogni tanto prendono qualcosa o girano e basta così a far rumore e fastidio? E basta.
Bon. Continuiamo la saga degli oggetti di quali potevo anche fare a meno. E a questo punto andiamo anche sotto. Già che ci siamo. Tinte non ne ho viste. Un cuore l'ho perso. Ieri sera ho finito il gioco live action col nome infinito. Cosa sarebbe il gioco live action col nome infinito? Ho fatto le 2:30. Perché una certa l'avevo finito. Visto il titolo di coda, sono tornato al menu a guardare un po' i vari extra e ho trovato per sbaglio che c'era l'epilogo nascosto, quindi tutto un altro video con un altro finale e titoli di coda. Ah, The Centennial Case of Shijima Story, ok, com'era? Ti è piaciuto? Una cosa bella di questa roba è resettarla. No, è resistere e dimostrare ad Isaac che noi andiamo avanti anche con le run di merda. E far vedere ad Isaac che siamo più forti di lui. Che siamo infastiditi da questa run, ma non spaventati. Isaac, non ti temo. Mi infastidisci, ma non ti temo. Qua abbiamo il nostro rosso e il loro rosso. Ecco, quello era il suo rosso. Due monete. More options. No, there's options. Questo coso qua. La batteria, così tengo i cosi. Questo. Così tengo i bonus. Abbiamo 6 bombe, usane una. Bravo, hai tirato anche la secret. Ho fatto bene ad arrivare col coso carico. Shot speed down non mi serve. The Hermit non mi serve adesso, mi serve dopo. E invece l'ho usato adesso, perché sono scemo. Perché volevo fare così. Ok. Ok, avanti. Più incazzati.
Qua sotto c'è una secret. Non ho tempo di stare a fare lei, glielo dico subito, guardi. Molto simpatico, ma non ho tempo proprio di stare lì, che perdo solo cuori. Quanta gente che c'è in sto posto, mamma mia, che stanza di... stanza bella. E il tappo, e il tap. Lato gameplay delle magagne, però gli attori sono bravissimi e pure regia e fotografia sono di classe. Gli piace il Giappone per un tocco in più. Io ammetto che non amo i full motion, i giochi in full motion. È proprio un mio problema con i giochi in full motion. Guardi, bello è Gappi, bello, ma no grazie. Agalaz, perfetto, proprio la cosa che non mi serviva. Sì, comunque veramente una stanza è peggio dell'altra, eh. Non so cosa c'è sotto, Big Fan, e sotto c'è The Wafer. Non ne stiamo neanche parlando. Ma adesso io volo. Sì, adesso io volo. Tuo Farz, bello Tuo Farz. Terremo Tuo Farz. Two of Clubs. Ricarica tutto, grazie. Bello anche Nosgoblin. Molto bello anche Nosgoblin.
Ma della speed proprio mai, eh. Non fate tempo a spostarmi. Grazie. Permesso. Prima vado di qua. Allora abbiamo un boomerang, una mappa. La mappa è carina. Quello non mi serve. Pila identificata, feromoni. Uno sgoblin meglio di speed. Uno sgoblin sì, meglio di speed, ma anche la speed. Siamo a 0,64, eh. E stiamo trovando una stanza peggio dell'altra, se posso dirlo. Grazie. Grazie. Buongiorno signora. Allora, proviamo Satana. Non mi sento proprio molto sicuro nell'andare da Satana, eh. C'è Taurus che ci dà. Alla fine questo è come guardare un bel film, solo che ogni tanto si fermi per fare delle deduzioni. Dare di Smith, buonasera. Buonasera anche a Magico Buo che non ti ho salutato. Io ne ho visti di Isaac esteticamente caotici, ma il tuo attuale li batte tutti, io addirittura. Scendi, va. Allora, dove sarà il boss? A sinistra? In alto? Chi può dirlo? Prova a sinistra. Non è alla sinistra e quindi andiamo in alto.
Allora, abbiamo delle splendide difese. Perché abbiamo sia la Moschina Santa Subito, sia i tre orbitali. Taglio così incredibile. Sì e no. Ancora! Brava, faccia le spine. Uno di danno, 0,7 di danno. Uno di danno. Ci sono più creature in questa stanza di imbucati di un pranzo di nozze, esatto. Esattamente. E qui tutto sotto, dobbiamo andare, vabbè, andiamo tutto sotto. Addirittura ha preso un danno. Answers. Ok, siamo giusti. Ah beh. Più di così non potevano tagliarlo a sto livello, io ve lo dico. Posto. Nessuno dei due. Gli amarti da due cuori, sì. Direi nessuno dei due, onestamente. Tutti attivi, anche questi.
Vabbè, un completion mark l'abbiamo segnato, dai. Sinistra in basso. Ok, in qualche modo abbiamo fatto. No, non era a sinistra in basso. Grazie, arrivederla. Basso a destra. Sono contento di questo oggetto. Satana. Via. C'è un attimo di pace in sta. Li vale, vero, due cuori il Brimstone. Li vale, vero, due cuori il Brimstone. Sotto c'è qualcosa? No. Piggy bank lo possiamo prendere. Non
posso schivarlo. Ci credo. Ci credo ancora. È il tap. Ho bisogno di un'altra stanza per ricaricare quell'affare lì, però. Bravissimo. Avanti. Sarà bloccato lì così. Yes. Scusate, Bagdan richiede un livello di concentrazione, non posso fermarmi un secondo. Uff. Bagdan è proprio l'unico personaggio dove non puoi fermarti un istante. Dai, abbiamo iniziato Magdalen. Non so neanche del mio salvataggio a che punto sono io con Magdalen, sinceramente. Ho fatto quasi niente con Magdalen. Tra l'altro è vero, dobbiamo iniziare tutte le Gridier. Mamma mia, le Gridier. Mi ero scordato l'esistenza delle Gridier. Potremmo quasi iniziare a fare delle Gridier. Tipo, con lei non l'abbiamo mai fatta la Gridier. Facciamo una Gridier. Così. Per cambiare un momento e rilassarmi dal maledetto... allora. Te ti posso prendere. E va bene. Poi cosa abbiamo di bello qui? Di bello che abbiamo un cuore, una carta, la chiave a 3, che è bella perché ce ne servono almeno due, una di qua e una di là. E boh, andiamo. Andato di là. Ah.
Ok, chi mi è rimasto? È rimasta questa gente qua. No, mi hanno preso un danno. Ok, abbiamo finito le wave. Perfetto. Allora, recuperiamo un po' di monetine, monetanze, grazie delle monetanze, e andiamo a prendere delle chiavi. Prendiamo una chiave, con una chiave prendiamo questo, che ci dà una chiave e una bomba. Allora, voglio la carta, a dire la verità, non molto, però se questo qua mi desse 5 monete potrei prendere questo. Questo qua mi darebbe, a seconda di quando lo uso, della roba. E cioè tra due livelli mi darebbe 4 cuori, al prossimo livello mi darebbe un boss item. Mi scusi, cosa serve? Ah, per queste. Boh, che merda. Abbiamo 20 monete. Lo tiri a 90 gradi e poi lo puoi spostare. Lo spari solo a 90 gradi. La frustata è a 90 gradi. Ma una volta che è fuori poi puoi spostarlo. Allora, il boom non sarà un fico secco. Zero porto zero, proprio. Ah no, però mi sta segnando in verde che io prendo quello a destra. Quindi al prossimo livello in teoria prenderei C2 più B1 più C1, va bene. Ci sto assolutamente. Però al prossimo livello di cosa avrò sicuramente bisogno? Di una chiave. Se la prendo qua a 3 è meglio che prenderla dopo. A 5. Vogliamo fare anche Satana? Sì, certo, vogliamo fare anche Satana. Paolo, non hai più le Psyfly, quella roba lì. Quanti punti vita che ha? Ok. E io me ne vado. Oh, no, una bomba la tengo, grazie. I volai non ce ne faccia niente, e il tap ce ne facciamo. Adesso, se ho capito bene, quello stava segnandomi l'affare, dovrebbe darmi 2 cuori e un oggetto del tesoro. Perfetto. 2 cuori inutili, ma vabbè, prendiamo lo stesso. Qui abbiamo una chiave in cambio di una bomba, non la voglio, grazie. Qui potrebbe darci 5 monete.
Qualche attacco, qualche colpo qui e là lo prenderemo, eh. Questo sarebbe stato meglio non prenderlo, detto tra di noi. Ok. Non siamo stati bravi, ma potevamo andare peggio. Dunque, qui non c'è un fico secco che ci interessi. 0000. La bomba la teniamo, la usiamo. Usala. Giusto perché se mi dai 5 monete posso rerollare. E prendere tipo del danno, grazie. Bravissimi, gente che si uccide da sola, che bello. Che simpatia. Godoeddo. Bello Godoeddo. Godoeddo ci piace, giusto, amici? Ora, se tu mi dessi un volo, io mi metto su un angolino e sparo Godoeddo finché non muoiono tutti. Sì, è un secolo che non faccio una grid, mamma mia. Veramente 1000 anni che non faccio una grid. Serve niente. Se non tira fuori la testa prima che scada il tempo, avrebbe un po' stronzo, eh. Possiamo dirlo. Grazie. Come mai sei stanco, enigmista? Cosa hai fatto di stancante? Questo lo prendiamo, va. Siamo proprio a corto di cuori. Siamo riusciti addirittura a sconfiggerlo prima che uscisse quello dopo, incredibile. Quasi non ci si crede.
Allora, range non me ne faccio niente, due trinket non me ne faccio niente, la gomma non me ne faccio niente. E un cuore però me ne faccio. Ma pure due. Ah, l'urna inutile è lei che invece può essere anche piacevole. L'urna è terribile. Io sapete che vi dico, ho bisogno di cuori. Ieri sono andato a letto tardi, stamattina avevo una diretta extra in radio, poi sono andato dal commercialista a fare l'unico, ho visto un film e ora dovrei lavorare ancora un po'. Su cosa stai lavorando di bello, enigmista? Dici, quale gioco ti stai inventando quest'oggi? Range là che è un solo art, lo prendo volentieri. La chiave in scontro sarebbe bella. E invece c'è la chiave dietro un paywall. Signore, grazie. Via la chiave. Wow. Devi darmi un cuore blu, lo sai, gioco. Ci riproviamo col cuore blu. Vabbè, mi hai dato un cuore blu e del tiras up, va bene, lo accetto. Mi piace il doppio Fred, mentre io la cosa del la gomma del giardino che spara lacrime. A ricerca. Oh crap, va bene. Scendiamo. Ciao Tini, ho spostato l'appuntamento di Isaac il mercoledì sera, sì. Sì, assolutamente sì. Niente di strano, tanti cruciverba. Il 98% del mio lavoro è fare cruciverba. Di un tipo particolare, di tutti i tipi in generale, un po' di tutto. È una festa di laurea. È richiestissima le feste di laurea. Laurea.
non l'ho capita. Ma vabbè, poi tanto devo chiamarti domani, quindi ne parliamo domani. Niente. Sono curioso del 2% in più, enigmista. Sono molto molto curioso di quel 2% in più. Beh, sì, anche poi per mischiare un po' la come si chiama? Mischiare un po' le carte in tavola ogni tanto. Alla festa di laurea fanno sempre che il cruciverba stupidi, le cui definizioni sono cose imbarazzanti del passato del laureando. Ma che festa di laurea triste sei andato, Vashwix. Porca miseria. Io te lo dico, ma mi è mai capitato, di fare le feste di laurea così. Giuro, questa non la sapevo. Ma no, ma è un'usanza sua. Non credergli, è un'usanza tutta sua. Pillola non identificata. Proprio utile. Vabbè, però mi dai una chiave a 3. Chiave a 3 mi piace. Perché mi permette di andare qua. Non ho capito che effetto faccia, ma fa lo stesso. C'è del caos in questo livello, posso dirlo? Già non si vede niente, se poi c'è ancora la gente nera su nera, a posto. Molto bene. Non ho capito niente di questo piano qua. Sappiatelo, che sia chiaro a tutti. Quello che piace di più sono indovinelli per Despar, cercaparole, quiz rebus, eccetera, eccetera. E ma approfondiremo questa cosa del 2% in più. Ma il 2% perché... Allora, ti faccio una domanda così, in diretta. E il 2% perché quello che sai fare tu sono i cruciverba e quel 2% è la roba che ti capita lì in mezzo, che fai lo stesso? O perché la richiesta è solo di cruciverba e in realtà tu vorresti fare o sai fare tutto? Perché se io penso ad un... come si chiama? Una rivista enigmistica, effettivamente il 95% sono di cruciverba. In effetti. Che tristezza quando vorresti... Ah, ma stigmata mi dà il tap e anche il danno. Va bene, dammi stigmata. Signor Satana, però non mi serve a niente, lei lo sa. Se ne rende conto che non mi serve a nulla lei. Io so fare tutto, perché di base faccio tutto quello che serve per una rivista, però il grosso della richiesta sono cruciverbe, perché la gente vuole quelli prevalentemente. Quindi per guadagnare le riviste, o di conseguenza io, faccio per la maggior parte quelli. Ok,
Quindi una scelta di mercato, non una scelta di skill tua. Allora, se lei non mi dà dei cuori blu, siamo comunque panati. Urca, bello il ghost pepper però. Dicevamo. Bello il ghost pepper però. Cerca The Spar Nord-Est e Instagram, anche se non ce l'hai, i posti li vedi lo stesso. Ogni settimana c'è un prodotto diverso con cui gli utenti giocano per guadagnare punti che si tramutano in sconti. Ecco, l'indovinello del lunedì è mio. Hype! Dai, sono tremendi. Li faccio per il conquibus, ma non ne vado fiero. No, ma scusami, linguista, perdonami. Adesso, uno di quelli vecchi, no? Senza voler. Uno vecchio che. Mi fai un esempio di uno vecchio che hai fatto Brad Spar e mi dice anche la soluzione. Mirtillo! Dice, ma dico pure. Cielo, dove siamo finiti? Allora, io mi sono salvato da questa situazione per puro miracolo, che sia chiaro. Quindi prendiamo tre cuori e speriamo nel miracolo aggiuntivo. Ma sì, dammi un affare che mi fa dei danni. Sono blu e tondo, cresco in natura nel sottobosco. Sono un frutto spesso usato come gusto di gelato, ma anche nel marmellato e per ottime croste. Dai, lo sai, stai pur tranquillo, perché io sono fantastico, fantastico. Capisco l'imbarazzo. Capisco l'imbarazzo. Grazie.
Io spero che paghino bene. E come si suol dire, tutto a un prezzo, anche la dignità. Fin qua contavo di arrivarci. Ora però mi sa che è stato bello, ma mi sa che ci saluteremo. Esatto. È stato bello, ma siamo arrivati un po' scarsini, si può dire. Sì, sì, pagano tutti bene, puntuali, per fortuna. Da questo punto di vista è un buon lavoro. Oh, che bello. Non è la cosa peggiore che ho fatto. Un giorno ti racconterò della Nivea. Non sono sicuro che vorrei sapere, ma raccontami, che sono anche curioso. Un po' come quando vedi l'incidente stradale in autostrada, no? Sei un po' curioso e un po' provi della repulsione. Quella sensazione lì. Mi sono piaciuti i cruciverbi e altri giochi di settimane specializzati. Sin da bimbo. Sappi che io di settimanali così facevo tutto tranne che i cruciverba, che invece mi annoiavano a bestia. Allora, va bene, abbiamo fatto la Gridier con scarso risultato. Dunque, cosa facciamo di bello adesso? Vogliamo fare un'altra run o no? Con sto caldo ammetto che mi sta un po' uccidendo le cuffie mi stanno un po' uccidendo, quindi andiamo a fare Brains. Aia. Venga sul verde. Ah, siamo stompi, ecco perché. Mancato. No, però se siamo stompi andiamo a fare un giro. Fermi tutti. Non ho idea del perché siamo stompi, perché non mi sembrava che in questa challenge fossimo stompi di base, ma magari sì. Allora, salta in aria. Ma magari sì.
No, sì, l'item lo so che ce l'abbiamo, quello mi è chiaro che ce l'abbiamo. La mia domanda era perché abbiamo quell'item, se di base nella challenge non me lo ricordo io o se invece è... Hai capito la domanda? Non è tecnicamente perché siamo stompi, è filosoficamente perché siamo stompi. Questa me la sono meritata. Cerco di farla brevissima, mi chiama Nivea per un cruciverbo da usare come pubblicità. Ok, chiedo se tutte le parole devono essere a tema o no. Io spero di no, perché il gioco è più difficile e più brutto. Invece mi dicono di sì, giustamente. Quindi, cruciverbo in cui ogni definizione ha dentro Nivea. Poi mi dicono, deve esserci una parola chiave da indovinare, che è la parola da inviare per partecipare a un concorso legato ai prodotti. Bene, dico io, che parola volete usare? E loro, Nivea. Voglio improvvisamente giocare tantissimo a questo gioco e probabilmente non saperne neanche una. Vedremo scuola che l'illustrazione. No, ogni rivista dei suoi disegnatori per uniformare la parte grafica. Peraltro gli stessi da 90 anni. Ma tanto su queste cose qua, guarda, se non lo fai tu lo fa qualcun altro, non è che... Cioè, esistono dei clienti ai quali puoi spiegare che una cosa magari non ha tanto senso, ma d'altro lato ce ne sono altri ai quali non puoi spiegare niente, eh. Questo vi può dare cuori blu, vero? L'altro è bello, mi crea solo del caos con i minion. Bisogna, nei lavori bisogna sapere quali battaglie combattere perché hai delle possibilità di vincerle e quali lascia perdere, tanto non le puoi vincere. Sempre. Allora, chi c'è di bello? Lei. Lei è un bel boss perché è un pirla. Scendiamo. No, non credo, sono diversi che però mantengono lo stile. Da settimana ci sono disegnatori nuovi, ma la direttiva è di conservare lo stile all'antica. Mamma mia. Ma infatti non aveva senso combattere e spiegare. Ho detto obbedisco e ho intascato l'assegno. È giusto. Ma del resto io nella vita ho fatto l'alpino nazista, giusto? No, non è vero, ho fatto l'alpino fascista. Purtroppo non per vederlo morire male. Ma tra l'altro la scelta di mantenere quello, se lo sai, poi se non lo sai, dimmi non lo so, la scelta di mantenere quello stile grafico così vecchio è data dal fatto che gli utenti sono abitudinari o dal fatto che gli utenti sono anziani? O dal fatto di non voler rischiare.
Siccome non potevo schivarli, mi hanno chiuso a tenaglia. Ora bisogna fare anche un saltino al negozio. Potrebbe anche essere un motivo di identità del brand. Sì, ma l'identità... Allora, sì, assolutamente, potrebbe essere un motivo di identità del brand. Col caveat che i brand si rinnovano. Esiste. Dopo tanti anni si rinnovano. Il mio compagno ha fatto il giovane soldato nazista arrappandosi lunghi capelli biondi. Cosa non si fa? Lo so. Dì al tuo ragazzo, caro, che io mi sono depilato integralmente per il teatro. Il suo dolore potrebbe essere peggio. Allora, vogliamo prendere Mamma Mega? Secondo me no. Cioè, bella Mamma Mega, molto bella Mamma Mega. L'item coso ci dà davvero dei cuori blu? Prendiamo la Mega. Ho deciso. Ti direi più la prima che la seconda. Certo, l'età media dei lettori è alta, ma di base quello stile ormai classico. Ed è più che altro un'abitudine. Il rebus della settimana lo si associa a quello stile. Altre riviste stanno un po' rinnovando, ma secondo molti non è la stessa cosa. Vedi? Si impara sempre qualcosa di nuovo. E questo prendilo e di là non ci vado mai più. Speriamo nell'angelo che mi dia un Olimantol. Perché tanto Pyrokinesis, Pyromaniac, no, il Pyromaniac, il cappello, tutta roba che può essere utile. Per il resto, beh. La settimana è molto resistente ai cambiamenti. I cambiamenti sono rari e molto diluiti nel tempo. Ma un fatto di cambiamenti la settimana, davvero? Mi sembra sempre identica. Ah, giustamente siete bloccati. Beccate questa. Perché non parte subito sto coso, maledizione? Infatti sono impercettibili. Comunque non so se ti hanno risposto, ma Thunder Tides, quello che ti fa essere stompi, default un elemento di questa challenge. Ma dai, vedi, non mi ha ricordato. Così tanto che non la faccio che non me lo ricordavo. Anche perché l'ultima volta che ho fatto questa challenge è quando l'ho fatta per il mio salvataggio, tipo 2-3 anni fa. Chi è? Gwenfar che rinnova l'abbonamento. Quanti mesi? 53 mesi. Buonasera. Buonasera. Lei vada via. Lei faccia così, così se droppa qualcosa poi posso prenderlo. Lei muoia così. Vedi che c'aveva un senso. Chi è? Enivis desidero rinnovo l'abbonamento 37 mesi per te. Ecco, aspettavo il rinnovo di Gwen per rinnovare io. Come una volta, Pixels Love, va bene. C'è una cosa che mi fa impazzire.
Io sono arrivato a non so quanti anni della mia vita in cui, abituato a vedere la settimana enigmistica, non ho mai aperto gli occhi. Un giorno, non so perché, in un'illuminazione le ho guardate come fosse la prima volta e mi sono reso conto di quanto è totalmente anacronistico il formato di quella rivista, quasi quadrata, bianca, su carta ruvida, e sono tipo Brain Explosion. Entrare nello shop o non entrarci, cambio lo spawn degli item nella pool, cioè, anche se non li vedo, gli oggetti nello shop vengono tolti. Allora, se non erro, no. Però non saprei darti una risposta matematicamente certa, ecco, mettiamola così. Cioè, se non entri nel coso, nello shop, gli oggetti che trovavi in questo livello te li trovi al prossimo. E ho finito i proiettili, signore, devo aspettare un momento, quindi torni un proiettile. Eccolo. Arriva, eh? Ecco lei. Dai, stasera abbiamo cambiato un po' di cosa abbiamo fatto. Una run, una grid, una challenge. Super live di Ivor. Tutta voglia di cambiare. Ero in giornata che avevo voglia di fare una roba diversa dal solito. E quindi ho fatto prima una run con Magdalene. Mi sono proprio spostato nella direzione sbagliata. Un genio. Un doppio genio. Ho un pigiamino, grazie signor pigiamino. Non credo che lo stile di rivista sia molto diverso, però hanno quasi tutto quello stile, è vero. Altri libri. Dipende tanto cosa mi offri come libri. Mi offri Monster Book lì, il coso. Che potrebbe essere una delle poche cose che sparano in questa run. Monster Manual. Però potrebbe anche essere della merda. Per esempio, no? Quindi stia lì va Monster Manual. Come se avessi accettato la sua offerta. A posto. Crawl space neanche uno, è proprio 0000 in questa run. Non c'aveva voglia Isaac di darci crawl space in questa run. Porca miseria, questa è una stanza noiosa. Ok. Devo fare i laterali, va bene, vi faccio i laterali io, non c'è problema. Basta capire come farla. Allora, il mio dirti di no su questa cosa è dovuto dal fatto che in un negozio c'è grid, ma tu prima di fare quel negozio lo trovi nella secret, te lo togli dal negozio. Quindi vuol dire che lui calcola cosa c'è nel negozio nel momento in cui apre la porta.
Ti sembra una buona spiegazione, Magico Bua? Meno male che almeno ti è andato il creep per terra, ti è andato queste cose qua. Gioco però. Sei molto simpa, ma non così tanto come credi. Grazie di essere stato un fungo killer. Allora, vediamo qua cosa c'è di bello. Va bene. Qua mi dà una chiave, proseguiamo. Signor Last. Grazie di essere passato. Arrivederci. Nella stanza mi ha stoppato lo stesso trinket e quando sono uscito il trinket nella cassa era cambiato. Ti ha cambiato i trinket? Aspetta, non ho letto allora. L'altro giorno, usando la clessidra blu per uscire da una stanza, ho assistito a un fenomeno del genere per la pool dei trinket. Avevo gappisai. Nella stanza mi ha stoppato lo stesso trinket. E quando sono uscito il trinket della cassa era cambiato. Mi ha droppato lo stesso trinket. E quando sono uscito il trinket della cassa era cambiato. Ah. Ok, allora ho solo bisogno di rigenerare dei cervelli. Cioè nella cassa c'era uno sgoblin, se è uscito e droppato uno sgoblin, se è rientrato nella cassa c'era dell'altro. Non vedo. Se non vedo, non vedo, dottore, però. Allora, intanto prendiamo l'angelo. Grazie di vederla. Allora, 4 pillole o un empty art container che però dovrebbe... Random chest drop red ask when getting hit, va bene. Dovrebbe darmi un cuore pieno lui, un cuore blu. Esatto, perfetto, grazie, arrivederla. Senza mai aprire la cassa, ok. Quindi è come se non l'avesse visto. Sì, perché ha rigenerato la stanza, quindi ha rigenerato la cassa, quindi ha rigenerato il contenuto. Nella pulta aveva tolto quello che aveva tolto. Allora, cari cosetti, andate a fanculo. Adesso lei si aspetti un momento che arrivo anche da lei. Prende il numero, dottore. Ok, bravissimo. Ma porco.
Oh, un bel design, un bel judgment. E un cuoricino nero. Qui è un cuoricino nero. Bravissimo. Oh, là. Ah, io taglio, eh. Allora, voglio andare al negozio. Non particolarmente. Ho 6 monete, potrebbe esserci un cuore blu. Vai, andiamo al negozio. E sono stato premiato con una stanza orribile. Però c'è il cuore blu. Quindi essenzialmente non è successo niente. Lo so. Allora, speed ho 3 trinket e posso assorbire i trinket. Speed, grazie. Per la storia triste, sempre relativa a Gappisai. Entro nella secret, Gappisai mi dice che dentro il Beggar c'è Steam Sale. Faccio stare il Beggar, ma non mi dà niente. Perché è il premio che ti dà se gli dai i soldi, lo Steam Sale. Non è il premio se lo fai saltare. Era tristissima. Non ha sparato. E non posso, dottore, non ho lo spazio per fare questa cosa. Le assicuro, non ce l'ho. Magico Wu parlava dei Beggar impiccati, quelli del tipo che si trovano nelle stanze del tesoro. Ah, i mercanti, non i beggar, sì. Allora, ok. Strano. Non so neanche se abbia un nome ufficiale. Quanta gente che rompe. Potresti darmi un cuore blu, caro gioco. Un cuore nero, volevo dire, con tutti questi teschi che c'erano. Te l'ha dato? Infatti, perché gliel'ho detto. E chiediglielo gentilmente, lui te lo dà. Qui spacco le ossa io da Isaac. Ma... Iera! Iera è bello. Anche The Sun, ma The Sun possiamo usarlo subito. Dove siamo? Devs 2, quindi siamo a mamma. Quando te lo chiedi sempre mamma. Esatto, come sempre. Nel momento in cui dico dove siamo, mamma. La risposta è sempre mamma. Mamma.
No, io tengo Iera perché Cuori Blu devo raddoppiarli se posso. Sappiamo già tutto. Sì. Un po' sì. E non ho più... Non ho più niente, non ho più attacchi, signora. Signora. Ecco. Per esempio, no? Fallo. Ce ne bastavano tre. E dove siamo? E il bot risponde, a mamma. Esatto, linguista, esattamente quello. Allora, voglio usarla qua, mamma mega. Questa è la mia risposta. Guarda che mi hanno trovato un crawl space immediatamente. Chiaramente dovevi usare mamma mega per trovare il crawl space. Chiaramente dovevo usare mamma mega. L'idea gli è, il gioco gli è piaciuto di usare mamma mega. Ha detto, bah sì dai, ci sta qua mamma mega. Pillola. Tira zap HP down. Gulp, va bene, prendo tutto io. Beh, non potevo evitarlo in nessun modo umanamente conosciuto. Mi era spawnato troppo vicino e sono troppo lento. Grazie. Grazie al cuore blu. Pillola che da Vurp. Che mi da Gulp. Che mi da Slorp. Che mi da. Buongiorno signor Beggar. Che emozione scoprire che sia la bomba d'oro, mamma mia, non si consuma quando la usi. Allora, facciamo subito il boss. Perfetto. Un Bonart oppure danno e range. Danno e range mi servono a me. Un cuore grigio, scusi, non ho capito. Allora, questo non è male. Questo non è male, perché il mio problema più grosso sono quelli che mi vengono troppo vicini. Anche il Brimstone non è male. Però andrei su Two Spooky. Ok, posso prendere anche l'altro. Chissà se i cervelli Bob's Brain fanno un danno proporzionale al mio danno o no. Secondo voi?
Bob's Brain fa un danno, il mio danno influisce su Bob's Brain della challenge, perché magari qui sì e fuori no. Gwenfar, lei che ha studiato nel Sol Levante, nel gioco di cui parlavo prima, che lei non sa qual è, si vedono alcune usanze antiche giapponesi, ma una non viene spiegata. C'è una donna che ogni giorno brucia dell'incenso per la precedente moglie defunta di suo marito. Sai perché è lo significato di questa cosa? Domando a Domine di Lucky Penny. Potrebbe essere perché il fantasma di lei non torni vindicativo. Se la Malay's moglie è morta. Sì, è defunta. E allora è possibile che sia una questione di placare i fantasmi. Sei morta in casa soprattutto. Fai un'offerta per evitare che il fantasma torni a vendicarsi. I fantasmi giapponesi tornano, sono sempre per vendicarsi. Non tornano mai, e si vengono a vendicare su persone precise, non infestano la casa dei poveracci che la comprano 100 anni dopo. Ma la parte in giro piuttosto. Tornano apposta per fare una roba. Gli ho dimenticato il gatto sul fuoco. E tornano. Allora, a me questa roba qui in teoria non serve a niente. Io ve lo dico. Allora, mi è sembrato un buon posto dove usare la gulpa, adesso non mi serve. Ace of Clubs mi sarebbe servito prima. Ma ho trovato un equivalente accettabile. Ok, siamo sotto i due cuori. Andiamo a cercare due cuori. Gulp, stia lì. Death, venga con me. Vero che un bel uso del lasso, è piaciuto molto anche a me. Buonanotte, Caron, ci vediamo domani. Ok, allora, questo piano l'abbiamo finito. Death può stare lì, riprendiamo Gulp che può non servire a niente, ma può essere definitiva. Ho visto che l'unica cosa che può influire sul danno di Bob's Brain sono oggetti come BFF, che aumenta il danno di famigli, e Mr. Mega, perché fa aumentare il danno dell'esplosione di Bob's Brain. Mr. Mega? Mister Mega fa ho capito. Quello che può scalare con il danno di Isaac è il danno da veleno che fa Bob's Brain dopo l'esplosione se colpisce tipo un boss o... Ah! Quello può scalare col danno, non so quindi questa challenge vale però. Interessante questa cosa. Niente, non prende niente, faccio così. Ok. Quando da bambino c'era Ghoul, però il settimo cielo.
C'erano delle cose curiose, tipo, vi ho citato ultimamente la Akatsubaki, una caramella rossa, ma cercando il termine sul web compare solo un personaggio di un manga, quindi mi chiedevo se è un termine che effettivamente è comune o se anche il giapponese medio lo desume dal contesto. Akatsubaki. È un piccolo fiorellino rosso. Difatti, perché H usa il kanji di rosso. Sì. E Tsubaki è la camelia. E difatti mi stavo pensando, cercando di ricordarmi cos'era Tsubaki. La perché Tsubaki normalmente è quella bianca. Se è fatto a forma di fiorellino rosso, può darsi che sia deducibile. Delle robe tipo che bellezza femminile, roba del genere, cioè là sicuramente un significato quel fiore lì. Io non riesco a mangiarne neanche mezzo. Vabbè, venite, morite sul Allora, signorina, niente, è riuscita a centrarmi lo stesso. Grazie, lo accetto. Questo ha un qualche tipo di effetto? Direi proprio di no. Allora, 1, 2, 3 e 4. Sono andato nell'altra direzione, guardi. Non mi serve niente di tutta sta roba. Speravo di arrivare con un po' più di cuore a questo livello qua, posso dirlo? Dai, non me l'accuso di annone, doppiamente molesto in sta situazione. Grazie al boost di speed, guardi, la cosa più utile poteva darmi. Allora, mancato, preso, abbiamo fatto tutte le bombe prima, speriamo che ci porti fortuna adesso. Vabbè, un cuore l'abbiamo ripreso.
Quantitativo di stanze stronze. Non è da ignorare questa partita. Ok. Mi ridia dei cervelli, grazie. Cercando il significato, la camellia rossa è simbolo di bellezza genuina. Mi sembra ci fosse anche l'avventura di Tintin nella programmazione. Mi piaceva moltissimo, pensa. Io non so più quanti cuori ho, capisco più niente. Ok. Peccato. Peccato. Non ce l'abbiamo fatta, mi spiace amici. La doppia morte, mi sono sacrificato per ucciderlo, ma dovevo arrivare a Blue Baby. Quindi non ha sortito effetto, l'effetto desiderato. Va bene, cari amici. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia questa sera. Noi ci vediamo domani sera con Super Robot Wars. Venerdì sera è ancora tutto in dubbio, non si sa. Vediamo venerdì pomeriggio sul tardi come mi gira. Io vi auguro una buona serata e ci vediamo domani sera. E grazie per aver passato la serata con me, è sempre un piacere.